Salve a tutti e benvenuti, siamo tornati in Epigenesis, quel giochino tipo basket. E adesso riproviamo, voglio cambiare un po' di cose, tipo voglio provare ad usare una mappa diversa. O non lo so, questa. Ok, uno contro uno. E yeah. Ok. Stavolta voglio usare i viola. I viola voglio usare. Che voglio testare entrambe le squadre. Argus, andiamo. Ok, io direi che siamo pronti, no? Dov'è il canestro? Ah, questo è il mio, quello è il loro. Quindi io direi di premere F1 e di cominciare la partita. C'è un conto alla rovescia. Ball respawned. 3-2-1. Credo che parta a momenti. 3-1-2, vai. Oddio. Sì, vabbè, ma è difficilissimo. Dov'è la palla? Oh, ma qua c'è la nebbia. Oh. Ma guarda, è lontano. La prima mappa era tipo 2 km. Questa è da qua a Milano. Oh, mi attaccano. No, no. No! Pezzo di... Dove sta? Vieni qua. Vieni qua. Vieni qua. Vieni qua. Vieni qua. Stronzo. Non ce la faccio ad arrivarci così. Argus. Ah, è l'amico mio. Ha preso la palla. Bravo. Aspetto qua. Ball respawned. Stavolta non mi ha cacciato via la palla. Ottimo sapersi. Oh, perché mi ha fatto schizzare in quel modo incredibile? Sono caduto. Sono caduto. Ottimo. Ok, allora riproviamo a fare questa cosa. La palla è lì. La vado a prendere così. No! Dov'è? Ma perché volo a caso? Io non capisco. Cos'è che mi spinge in quel modo? No, non sta andando a segnare. Fanculo, però. Ok, stavolta lo ammetto, il gioco si è fatto molto più complicato rispetto a prima. Non ho cado. Controllato male le distanze. Sono andata. Omani has the ball. Oh, però ti stai allargando troppo. Comunque mi trovo meglio con l'arancione. Mi direte perché? Non lo so. Si muoveva più velocemente. Questo è un po' più lento. Magari è più corazzato o cose simili. Esci palla, ti prego. Palla. Ok. Era anche molto più... No, non mi schizzare in aria. Intercept. Non ho capito. Secondo me mi ha fregato la palla. Non sono certa di questa cosa. L'ha presa lui, ok. Ti proteggo se non cado giù. Cado giù, infatti. Comunque è bella anche la grafica di questo gioco. Niente male. Ho detto, questo gioco fatto online con gli amici deve essere la cosa più divertente del mondo. Non mi fregare la palla. Ok. È mia. Comunque la prima mappa è quella davvero più fattibile, perché questa davvero mi sta dando non pochi problemi, perché i porca fanculo. Ecco, appunto. Perché i tasselli sono messi in posizioni differenti. Invece quella prima erano tutti dritti tra di loro, bastava saltare un attimo, buonanotte. Ball respawned. È tornata la palla. Tipo prima non lo so come faceva quello. Prima. Nell'altro gameplay sono caduta. E porca paletta però. Prima il tipo nell'altro gameplay faceva tipo dei voli assurdi, il viola. Qua non ho capito come si fa.
Non so cosa prendo. Cosa ho preso? Cosa ho fatto? Cosa diavolo ho fatto? Tutta la fatica per arrivarci, poi devi dire. Non mi arriva lui. Non volare troppo. Porca troia. Certe volte fa degli scatti in avanti assurdi. E neanche li capisco i voli che fa. Dov'è? Ma vi rendete conto che ci sta facendo fuori lui che è da solo e noi siamo due? 5 minuti, riusciamo a fare un pareggio secondo voi, raga? Riusciranno i nostri porca troia eroi a non cadere ogni 5 secondi? Adesso esce la camionista che in me che comincia a dir parolacce, perché veramente mi sto incazzando. Anche il tizio in squadra con me sta facendo abbastanza schifo. E scendi giù. Oh. Devo fare ogni movimento con calma. Mi fermo. Oh, ce l'abbiamo fatta. Ho preso un coso. Lo metto qua. Bravo, perfetto. Ok, l'ha preso la palla. Cosa è successo? Perché sono caduta così? Secondo me mi ha buttato giù il tipo, lo sapete? Ho questo sospetto. Sono tornata. Ho fatto nascere una pianta molto bella, vedete? Che bella. Vado di nuovo per quella zona lì. Ormai mi sono affezionata ad un lato della mappa e prendo sempre quello. Il lato che mi sembra più fanculissimo, facile, mortacci tua. Andiamo su, cerchiamo di... Prendiamo la palla. Non capisco gli altri cosa stiano facendo però. Perché a meno per ora... No, il tizio mi sta sparando col cazzo. Scendi! Porca troia. Però lui è più in... Porca pardetta, in discesa. Oddio, per pochissimo. Tipo in discesa o sbaglio? Mi fermo e tiro. Michael Jordan. Michael Jordan del futuro sono. Vado a mettere le palle. Ho tante noci di cocco viola. Ho messo un'altra palla. Vado a prendere la palla. Ho messo un'altra palla, cioè intendevo un'altra ghianda. Un'altra noce di cocco. Sto dicendo un'altra ghianda. Senti, però un poco comincia a rompere i coglioni, tizio arancione. Mi fermo e tiro. No, perché in movimento non ci riesco. Con l'altro era molto più facile, raga. Non scherzi. Devo metterla lì. Devo metterla lì. Ce la farò, ce l'ho fatta. Argus ha preso la palla, bravo, bravo, bravo. Ok, io aspetto qua che esca un'altra palla, sai. Tra l'altro qua sta crescendo una bella piantina viola. Ciao piantino. Cosa si fa con la... Ho preso qualcosa. Che non so cos'è, però ho preso qualcosa. Tra l'altro con una specie di rampini. Fermati, porca. Quella... Oh, per pochissimo ragazzi, stavo per sbagliare. Abbiamo messo un'altra roba, prendo anche questo, che non ho idea di cosa sia.
palla è lì, no? Chi ce l'ha? Sta qua. Tornata. Vado a mettere un po' di routine adesso, perché di fatto abbiamo un giocatore contro solo, quindi è molto più facile, tra virgolette, perché ci ostacolano meno persone. Ma è Quidditch proprio. Effettivamente adesso che ci penso è proprio Quidditch. Dov'è? Comunque siamo 4-1, quindi può fare quello che vuole, ma tanto vinciamo. 4, 3, 2, vado a segnare, no, lì, abbiamo vinto ragazzi. Argus win the game. Ottimo. Benissimo, abbiamo vinto anche un'altra partita. Più o meno avete capito le dinamiche. Magari cercherò di provarlo insieme a qualcuno. Devo vedere quali miei amici hanno questo giochino. E beh, spero che il video vi sia piaciuto. E fatemi sapere se vi piace questo giochino. E ciao ciao.